La nuova stagione parte alla grande con un settembre 2021 davvero da urlo. Tanti giochi anche di alto livello. Che voi siate possessori di un PC, Nintendo Switch, PlayStation o Xbox, ce n'è davvero per tutti i gusti in termini di varietà e qualità. Tra i titoli importanti del mese viene naturale citare il quarto capitolo della serie Life is Strange, il ritorno di WarioWare, l'attesissimo JRPG Tales of Arise, le due nuove IP interessanti, Deathloop e Kina, e il ritorno attesissimo di Diablo 2, con Diablo 2 Resurrected, e l'atteso New World di Amazon Game Studios. Era davvero da tantissimo tempo che non vedevamo un mese così ricco di giochi, ma in generale l'autunno è pronto a regalare numerosi titoli, anche a causa dei precedenti ritardi causati dalla pandemia ancora in atto. Life is Strange True Colors è un po' come un ritorno alle origini. Una persona morta, eventi paranormali e un'atmosfera più thriller rispetto al secondo bistrattato capitolo. Per questo quarto gioco, sviluppato dagli stessi ragazzi di Before the Storm, c'è tanta attesa e parecchia curiosità. Su WarioWare c'è poco da dire, è tornato finalmente. Era davvero da tantissimo tempo che non vedevamo un WarioWare, un'esperienza a parte che permette di divertirsi insieme ai propri amici. Lost in Random è un videogioco distribuito da Electronic Arts Originals e sviluppato da Zoink. Il gioco si ispira fortemente all'estetica stravagante di Tim Burton, gettandoci in un mondo che ricorda da lontano Alice in Wonderland, un mondo dove il destino delle persone è determinato dal lancio di un dado. Uno dei giochi più attesi del mese di settembre. Tales of Arise è il quinto capitolo della popolare e amata saga di JRPG di Bandai Namco. Dalla sua, questa nuova iterazione della serie si propone per essere graficamente appagante e con un gameplay di altissimo livello. Se siete amanti di questo genere di giochi, Tales of Arise è il titolo che fa per voi. Arkane è tornata e lo ha fatto con un gioco piuttosto atipico, Deathloop. La nuova IP di Bethesda non è altro che un FPS PvE-PvP con elementi roguelike. È tutto l'incredibile design figlio del team francese. Deathloop è un'esclusiva temporale PlayStation 5. Fra un anno arriverà anche su Xbox Series X ed S. Tutti conoscono Diablo 2, ma non tutti lo hanno giocato. Per questo la release di Diablo 2 Resurrected è così tanto attesa. L'action GDR più amato di tutti i tempi arriverà il 23 settembre su PC e per la prima volta anche su console, con un motore grafico completamente rivisto e nuove opzioni che migliorano la quality of life. Insieme a Deathloop, Kina è uno dei videogiochi PlayStation più attesi del mese. Kina Bridge of Spirits si è presentato con un impatto visivo davvero straordinario, ricordando a tratti alcuni capolavori dell'animazione Pixar. C'è molta attesa e curiosità. Riuscirà questo gioco indipendente a sorprenderci? Judgment è stato molto apprezzato dai fan della serie Yakuza. Per questo motivo il seguito, Lost in Judgment, è stato così fortemente voluto. In Lost in Judgment affronteremo una storia ricca di colpi di scena, matura e capace di lasciarci senza fiato. Una di quelle avventure che si prospetta davvero indimenticabile. Death Stranding lo conosciamo tutti, ma ora lo potremmo giocare con un impatto visivo migliorato grazie all'aggiornamento Director's Cut per PS5, che tra le tante cose aggiunge anche numerose novità, missioni, oggetti, strumenti e minigiochi. Amazon Game Studios si lancia nuovamente nel mercato dei videogiochi, ma questa volta lo fa con un titolo di tutt'altro spessore, New World, un MMO che ha già convinto numerose persone e che si propone per essere un serio contendente alla corona di Final Fantasy XIV Online. I ragazzi italiani di Milestone si sono lanciati nello sviluppo di Hot Wheels Unleashed, un videogioco basato sulle popolari macchine giocattolo.
Il titolo non è altro che un racing arcade su circuiti stravaganti, dove la velocità e i salti saranno all'ordine del giorno. E voi? Qual è il vostro most wanted per il mese di settembre? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti video.